Salve a tutti e bentornati sul mio canale YouTube. Il punto che vi faccio vedere oggi è questo, che viene tradotto dalle lingue straniere con il termine punto zampa di gallina. È un punto che è molto diffuso soprattutto all'estero, in Russia, in Spagna. L'ho visto applicato soprattutto alle copertine per neonati, ma sta prendendo piega in Italia soprattutto per quanto riguarda le borse, quindi ho deciso di farvi questo mini tutorial su questo punto. Cosa c'è da sapere di importante su questo punto? Allora, per poterlo realizzare, dovete avere una base, di maglie basse o maglie alte, perché esiste anche la versione per maglie alte. E, io personalmente ho fatto 5 giri di, preparazione a, questo punto. Come potete vedere, questo punto ha degli spicchi, 1, 2, 3, 4, 5, per cui vi consiglio di mantenere tra un punto e l'altro almeno uno spazio di 6 maglie basse e per quando iniziate il giro potete scegliere se mantenerne 3 o 5. Io in questo caso ne ho fatte 5 e poi ho realizzato il mio punto. Adesso vado insieme a voi a realizzare il successivo e a spiegarvi quello che ho fatto. Io qui avevo già fatto 2 punti, ne faccio altri 3. Ecco qui, in questo modo. Allora, una premessa importante: quando volete fare il punto zampa di gallina, vi conviene avvalervi di un marcapunti che andrete a posizionare 2 punti dopo l'ultima maglia bassa che avete lavorato. Questo vi sarà utile alla fine per andare a chiudere il punto. Lo vedrete poi più avanti, tanto lo mettiamo qui che fastidio non ci dà. Il punto zampa di gallina, come vedete, è fatto di questi spicchi che non sono altro che delle gettate sull'uncinetto fatte in punti calcolati delle nostre righe a maglie basse precedenti. In particolare, il nostro primo punto sarà fatto da una gettata sull'uncinetto, come vi sto facendo vedere, che andrà fatta nel nostro punto precedente all'ultimo lavorato, quindi in questo caso questo, e non andrà fatto in questo punto, ma nella riga sottostante, una sorta di punto canestro all'indietro, chiamiamolo così. Quindi voi che cosa fate? Ultimo punto lavorato, torno indietro di uno e scendo di un punto. Quindi dovrò entrare qui con il mio uncinetto, ovviamente con il filo messo sopra, vado ad entrare dentro, porto fuori il mio filo, tutto sull'uncinetto. Questa forse è la difficoltà che troverete nel corso del lavoro, il fatto di dover mantenere tanti punti sull'uncinetto. Come si calcola il punto successivo? Il punto successivo ovviamente dobbiamo andare alla nostra sinistra. Quindi cosa faremo? Scenderemo di un punto e andremo a sinistra. Praticamente siamo in corrispondenza dell'ultima maglia bassa lavorata scendendo giù di 2 righe. Quindi entrerò in questo punto, sempre gettando prima il mio filo sull'uncinetto. Quindi 1, 2, vado ad entrare qui, porto fuori il mio filo in questo modo ed ecco che ho fatto il secondo punto della mia zampa. Devo fare il punto centrale, in questo caso ovviamente andremo di nuovo a sinistra, quindi scenderemo di un'altra riga, un punto a sinistra, quindi entreremo qui. Filo sull'uncinetto, vado ad entrare nel mio punto. Io ho oltretutto anche il marker molto grande che mi dà fastidio, quindi immaginate quanto sia difficile per me fare questa lavorazione in questo momento. Il problema ovviamente è che spesso i fili tendono un pochino ad accavallarsi, quindi vi consiglio magari prima di chiudere tutto cercate di aggiustarli oppure fate semplicemente attenzione a come li andate a prendere. Vedete che adesso il numero di maglie sul mio uncinetto è aumentato e dobbiamo andare a fare gli ultimi 2 spicchi del nostro punto, che come vedete sono speculari a quelli fatti nella, diciamo, nella parte destra. Quindi noi cosa faremo? Andremo sempre a sinistra, solo che questa volta invece che scendere saliremo, quindi andremo di un punto a sinistra e saliamo, tornando allo stesso livello del punto precedente.
quindi sempre filo sull'uncinetto, entro in questo punto, tiro fuori il mio filo, per il punto successivo andrò di nuovo a sinistra e salirò alla stessa riga di questo punto lavorato. Mentre andiamo a fare questo punto dobbiamo fare attenzione a lasciare fuori il nostro marker, quindi prendo il mio filo, facendo appunto attenzione a lasciare il marker fuori, e a questo punto dovrò andare a chiudere il mio lavoro. Ma quando andiamo a chiudere, cosa importante, dobbiamo lasciare libera l'ultima asola, quindi noi chiuderemo tutto fino qui e poi ci fermeremo. Vedete che io ho lasciato libera l'ultima asolina, come vi ho detto, e che cosa faccio? Vado a prendere il mio marker e lo cerco di tirarlo un pochino in modo che rimanga, vedete, all'esterno della parte bianca lavorata. Poi prendo il mio filo sull'uncinetto e faccio una maglia bassa per chiudere le due maglie che ho lavorato. In questo modo vedete che qui rimane questa sorta di spazietto, e qui entra in gioco il nostro marker, perché noi cosa dovremo andare a fare? Dovremo andare a fare una maglia bassa all'interno del punto che noi abbiamo segnato con il marker, e diciamo che il marker un pochino ci serve d'aiuto perché ci aiuta ad individuare quest'asola che altrimenti rimarrebbe nascosta. La cosa che bisogna fare è cercare di non prendere, ecco così, la maglia bianca del nostro punto precedente, quindi mi raccomando, fate attenzione, sfruttate il marker magari anche per allargarvi leggermente l'asola, comunque con questo non potete sbagliare dove dovete entrare, e fate una maglia bassa. Ovviamente avendo il marker il lavoro risulta un pochino più difficile, voi magari non fate come me, toglietelo una volta entrate all'interno del punto per fare la maglia bassa. Ed ecco che abbiamo fatto il nostro punto a zampa di gallina. Ovviamente i punti successivi saranno delle altre maglie basse. Io adesso ne faccio un paio giusto per farvi vedere. Ecco qui, abbiamo realizzato il nostro punto. La cosa bella di un punto zampa di gallina è che è uguale sia da una parte che dall'altra. Ovviamente tutto sta in come viene teso il nostro filo. Quindi a questo punto, se voi lo state lavorando su una borsa, farete altri 5 punti e poi farete un'altra zampa, oppure se siete a fine giro chiudete semplicemente con le maglie basse, fate magari l'ultimo punto a zampa di gallina, tenetevi un punto prima della fine giro, poi chiudete e ripetete. I giri successivi, se volete fare delle altre zampe, ovviamente dovrete farli a maglia bassa, perché avete bisogno dello spazio per agganciare gli spicchi della zampa. Vi consiglio di fare lo stesso numero di giri per mantenere una sorta di equilibrio, anche perché se noi andiamo a contare, considerando che questo era il nostro sesto giro, 1, 2, 3 e 4 giri servono per poter fare la nostra zampa, quindi farne almeno 5 o 6 è la cosa migliore per avere il punto ben definito e un certo stacco tra una maglia a zampa di gallina e l'altra. Il tutorial è finito, io cercherò magari più avanti di fare una borsa applicando proprio questo tipo di punto che vi ho fatto vedere. Vi ringrazio per avermi seguito e vi aspetto al prossimo tutorial.